Ecco che proprio loro avranno 500 euro di arretrati sul conto. Questi genitori potranno quindi saltare per la gioia. È in arrivo un bonus speciale per tante famiglie italiane. Infatti sono previsti ben 500 euro di arretrati, ma non per tutti gli italiani. Un particolare bonus, dunque, è in arrivo per loro. Inoltre è previsto pure l'arrivo correlato agli arretrati, che si stavano attendendo con ansia fino a ora. Per coloro che non hanno avuto la somma, ecco delle liete notizie. Vediamo quali sono i nuclei familiari che potranno usufruirne. I genitori avranno gli arretrati sul conto, finalmente è stata annunciata una notizia tanto attesa dalle famiglie italiane. Un'informazione che concerne parecchi nuclei familiari in attesa di questo tipo di bonus. Quest'ultimo è un valido aiuto per tutti coloro che attualmente, per via delle difficoltà a livello economico causate dallo stato attuale che non è per niente facile, stanno affrontando dei momenti finanziari assolutamente precari. Quindi sta giungendo questo nuovo bonus per tutte quelle famiglie che hanno provveduto a fare la domanda apposita, nel corso degli anni precedenti. Inoltre tenete presente che pure per quanto riguarda l'anno 2023, c'è la possibilità di poterne fare richiesta. In questo caso specifico, il bonus è correlato a quei genitori che hanno dei figli con disabilità. In ogni caso ora giungeranno i tanto attesi pagamenti degli anni passati, quindi quelli collegati agli anni 2021 e 2022. Dunque tale tipologia di contributo si rivolge a quegli italiani che stanno affrontando delle condizioni di notevole difficoltà. Ma ora vedremo precisamente chi ha diritto a tale bonus e quali sono le cifre specifiche. Gli arretrati collegati al bonus famiglia, sta arrivando un ulteriore contributo che interesserà quei genitori. Could I sit down? Is it that good of me to make you fall in love once collegati al 2021 e al 2022. Quindi per ora l'INPS sta effettuando gli arretrati concernenti gli anni passati, mentre contemporaneamente sono aperte le richieste dal 1 febbraio fino al 31 marzo. Conseguentemente si potranno richiedere tuttora le somme di quest'anno. I genitori con figli disabili hanno diritto a 150 euro con un figlio a carico. Quelli che hanno due figli disabili riceveranno la cifra di 300 euro, mentre i genitori con più di due figli con disabilità avranno la somma di 500 euro. Infine dal 1 febbraio si può richiedere il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli disabili.
Quello che è importante ricordare. Date e importi da ricordare, insomma, sulla base di quanto detto sinora, è in arrivo questo bonus e gli arretrati. Questa notizia sembra riguardare tante famiglie che non aspettavano altro. Sembra essere stato un utente a confermare l'arrivo di questi soldi, nello specifico sul sito tuttolavoro24.it, dove ha scritto dei messaggi e ha mostrato il fascicolo previdenziale con il pagamento in corso e gli arretrati degli anni passati. Questa è davvero una notizia ottima per chi ha figli disabili, e il pagamento sarà effettuato venerdì 10 febbraio. Chi riceverà il bonus avrà 150 euro che arriveranno, come detto, a 500 euro a seconda del numero dei figli a carico insieme a tutti gli arretrati dell'anno 2021 e 2022. Ecco che nello specifico se si ha un figlio a carico si ha diritto a 150 euro, se invece se ne hanno due si ha diritto a 300 euro e 500 euro invece se si hanno più di due figli. Inoltre, come detto, si potrà anche richiedere dal 1 febbraio il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità. Come detto, si sta parlando di un supporto che è previsto dalla legge 178/2020. Importante è dunque ricordare tutto questo affinché si possa fare domanda e ricevere questi soldi nei tempi previsti.